Sì. Bene, partiamo. Buon pomeriggio a tutti. Per chi non mi conosce, sono Simona Pinelli, assessora alla cultura, politiche giovanili, turismo e marketing territoriale del Comune di Casalecchio di Reno. Benvenuti a questo incontro finale di Politicamente Scorretto, che è cominciato martedì, quindi veramente una lunghissima settimana. Di cui io porto i segni fisicamente, che è cominciata martedì con l'Azzardo del Giocoliere, un bellissimo spettacolo legato al gioco d'azzardo per le scuole secondarie di primo grado, però attraverso la divulgazione scientifica e la matematica. Mercoledì abbiamo avuto due panel, uno su scuola impegno, perché anche quest'anno le scuole sono state grandi protagoniste di Politicamente Scorretto, sull'impegno, sul senso dell'impegno civile a scuola, insieme a docenti del Salvemini, ai ragazzi del Leonardo da Vinci e del collettivo Polifroni, che ringrazio moltissimo. Perché il presidio dei prodotti di Libera Terra che c'è stato durante la settimana è a cura di questo collettivo di ragazzi e il prof Giacomo Ciacci, che da tanti anni non molla sull'educazione alla sull'educazione alla cittadinanza, sull'educazione alla legalità e sul tenere l'impegno civile a scuola e trasmetterlo ai ragazzi nel miglior modo possibile. Abbiamo visto infatti la bellissima gita che hanno fatto in Sicilia a conoscere i posti fisicamente della mafia e il lavoro che hanno fatto sulla panchina della legalità, che si può vedere al parco della Chiusa, insieme ai ragazzi del CCRR, che è il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Casalecchio di Reno, che ha le secondarie di primo grado come protagoniste. Giovedì, perché così man mano faccio i ringraziamenti e ringrazio Gianni Monte della CGL, che insieme all'AMPI hanno presentato questo incontro strepitoso, sono ancora lì, Gianni, che tutte le sere mi guardo sulla spia intoccabile di Giacomo Pacini, che oltre a conoscere Giacomo Pacini, che è stato uno scrittore incredibile, il libro è impressionante, su la figura di D'Amato, che è appunto questa la vera eminenza grigia della strategia della tensione, del periodo nero italiano, nonché uno dei quattro mandanti della strage, appunto del processo alla strage di Bologna. E questo giovedì. Venerdì, il giorno dedicato alle donne, abbiamo avuto un bellissimo panel su donne antimafia con Antonella Beccaria, Valeria Scafietta, autrice della graphic novel di Becco Giallo su vittime innocenti di mafia, che è stato presentato alle scuole il mercoledì mattina, e Alice Gentili di Avviso Pubblico e Rosaria Capacchione, giornalista, attivista, anche lei spettacolare, in un panel bellissimo. La sera del venerdì lo spettacolo di Ottavia Piccolo, per chi se l'è perso a teatro vi consiglio di seguirlo, in giro per l'Italia, sarà a breve a Novellara mi sembra, quindi in regione, sulla storia di Elda Pucci, il sindaco di Palermo di cui parlavo prima con l'avvocato Alessandro Forti, che è qui presente, proprio, che non è stata ammazzata fisicamente ma è stata ammazzata psicologicamente. Ottavia Piccolo, che il sabato mattina ha incontrato le scuole qui alla Casa della Conoscenza, e il pomeriggio è stato un altro pomeriggio bellissimo con Lirio Abbate, Faccia da Mostro, sulla storia appunto di Aiello, Marco Bova e Matteo Messina Denaro. Comunque tutti i libri sono in vendita al Bookshop della libreria Carta Bianca, che ringrazio per essere nostra partner, e abbiamo chiuso con il pomeriggio con Pasolini, un omicidio politico di Andrea Speranzoni e Paolo Bolognesi, che è il libro a cui si è ispirato il documentario che andremo a vedere a seguire a questo incontro. E la sera
abbiamo chiuso il sabato sera con appunto l'incontro sul 2 agosto, partecipatissimo devo dire, e sulla, in attesa di avere le motivazioni della sentenza sui mandanti, di cui non ce n'è vivo uno, ma simbolicamente è molto importante. Stamattina il panel di avviso pubblico sulla legge Rognoni La Torre con il sostituto procuratore Paci, con cui ho avuto l'onore di pranzare, persona meravigliosa, chiudiamo oggi pomeriggio con Indagini Visive, il cinema d'impegno, proprio perché appunto è stato presentato il libro su Pasolini, è uscito da poco questo documentario, Pasolini, cronologia di un delitto politico, di Paolo Fiorangelini, di cui Andrea Sperantoni è anche coautore della sceneggiatura insieme a Guglielmo Gentile e allo stesso Fiorangelini, per parlare appunto di cinema impegno nel centenario, fra l'altro, appunto, della nascita di Pasolini. Prima di finisco con i ringraziamenti Casalecchio delle Culture, che è il servizio dell'assessorato per veramente aver dato tutto sta settimana, l'ufficio comunicazione del comune, Sara Carboni è un'altra che ha dato tutto, che è lì, che ha intervistato chiunque gli passasse sotto mano, e least but not least Carlo Lucarelli, che esatto, grazie. Carlo Lucarelli che segue con passione, supporta, pensa, appoggia da 17 edizioni Politicamente Scorretto, abbiamo detto in questi giorni una manifestazione longevissima che non smette, perché non smette, cioè più che altro finché non smettono i grandi misteri Italia, finché non smette tutto ciò, Politicamente Scorretto non smetterà, suppongo. Prima di passare la parola a Carlo Lucarelli e agli ospiti che avremo qui, avremo ospite anche come in collegamento Maurizio Bravucci, che è uno sceneggiatore, ha lavorato anche con Abel Ferrara. Abel Ferrara era stato invitato, non può venire, ma ci ha lasciato un contributo video del suo amore per Pasolini, in cui parla del suo amore del Pasolini, e con lui diamo il via a questo lungo pomeriggio. Io scendo, questa è l'ultima volta che mi vedono anche in streaming per un bel po', e ci rivedremo poi nelle prossime attività, tra cui la prossima settimana, martedì, che comincia il Terra Viva Film Festival, di cui uno degli ospiti che poi man mano presenterà Carlo Lucarelli è proprio la co-direttrice, questo festival di grande impegno, di cinema d'impegno, che comincerà martedì tra Casalecchio e Bologna per concludersi domenica. Dopo avremo anche il Salvemini la settimana dopo, sempre un grande impegno, quindi abbiamo anche Stefano Ferrari del documentario Per Sempre Giovani. E il 9 dicembre, vi ricordo, e ne approfitto per ringraziare Massimo Masetti, assessore al welfare e alla legalità, che con me ha seguito e per l'ultima volta di quel principe consorte, come principe Filippo, ha seguito con me Politicamente Scorretto. Il 9 dicembre avremo Cisco in concerto al Teatro Laura Betti, proprio per un concerto dedicato ai ragazzi del Salvemini. Detto ciò, mi taccio, detto ciò, e passo la parola ad Abel Ferrara. Ciao, buonasera a tutti quanti. My name's Abel, and yeah, I'm sorry I can't be there tonight, but I wish I could, and say hello to everybody. Yeah, I don't know what to say before this movie, other than I was a student myself when I first saw, you know, when I saw my first Pasolini film. You know, I fell in love with him from the very beginning. You know, I then watched all the movies. Back then you couldn't get them so easily, but we searched them, we read his work. We were destroyed when he was killed. Pasolini has been a lifetime passion for me. And, you know, when we got the opportunity to make the movie, you know, I knew Willem and I were working together. We had made maybe four films together, and it was like a dream project. And to come to Rome and to research and to get close to
and see and touch the actual places and to meet with the actual people. We spoke to a lot of people about this film when to research. This is a film of love, you know, a love for Rome and a love for him. And, you know, I hope you like it, bros. Okay, be good. Love you all. Ciao. Eccoci qua, allora io chiamo i nostri ospiti di questo, se vogliono venire, se volete, li ha presentati prima Simona bene, ma io ve li riassumo, diciamo. Paolo Fiorangelini, Andrea Gambetta, regista e produttore del film che vedremo poi alla fine di questo dibattito. Poi vi chiamo ancora, abbiamo un collegamento con Maurizio Braucci che vediamo dopo, Fabio Abbagnato, della... stavo leggendo il nome successivo, lo so che non avevo bisogno di presentarlo, Fabio Abbagnato lo conosciamo bene, no? Voglio dire, ex assessore, ma non solo, uno dei padri, anche lui, di Politicamente Scorretto, e che con questa cosa che non mi metto gli occhiali, non lo so perché faccio questa cosa qua. Infatti, siccome mi dimentico i nomi, ho bisogno di leggerli, e Laura Traversi, organizzatrice del Terra Viva Film Festival che abbiamo visto prima, e poi Stefano Ferrari, regista del documentario sulla strage del Salvemini, di cui parleremo. Poi ve li presento molto meglio e parliamo con ognuno di loro. Allora, siamo qua, parliamo di tante cose, sono tante le persone, no, con cui parliamo e soprattutto hanno tantissime cose da dire e hanno fatto tantissime cose che io vi presenterò soltanto, vi riassumerò soltanto, voglio dire, in maniera molto così sintetica, perché altrimenti staremo fino a stasera solo a dire le cose che hanno fatto. Partiamo da Pasolini, dalla morte di Pasolini, ma non solo. Siamo qua soprattutto per parlare di cinema e di cinema di impegno, riassumendo con cinema tante cose, no? Film, documentari, cose anche fatte per la televisione. E riassumendo con impegno, io penso, poi vediamo se questo è il senso giusto, il racconto di cose, della realtà, delle contraddizioni della realtà, delle cose che non conosciamo della realtà e soprattutto di quelle cose che magari altri non vorrebbero che fossero raccontate così, insomma, in maniera così esplicita. E cominciamo con Massimo Braucci, ci siamo come collegamento, col quale siamo in collegamento. Eccolo là, ciao. Ci sente, sì, tutto a posto. Sì. Perfetto. Cominciamo con Braucci, che è sceneggiatore di tante cose, anche lui appunto tra le tante cose che ha fatto, il film su Pasolini e poi dopo La paranza dei bambini e Gomorra, che è una serie televisiva rivoluzionaria, innovativa, importante, che ha fatto tantissimo, no, dal punto di vista del racconto della realtà e del cinema d'impegno. Per cui io parto subito con le domande, io qui faccio da vigile urbano, passo le parole alle domande e poi dopo... ascoltiamo, e ti passo la parola per parlare di questo concetto, del cinema di impegno, della televisione di impegno, della fiction di impegno. E che cosa significa? Che spazio c'è in Italia per fare una cosa di questo genere? Quali sono le difficoltà nel farlo qui da noi? Ma io lo dico con un ricordo che anche tu, in quanto scrittore, mi suggerisci. C'è stato un periodo, all'inizio degli anni... verso la fine, inizio degli anni 90, insomma, gli anni 90, in cui tanti romanzi hanno raccontato, diciamo, delle questioni, soprattutto riguardavano la criminalità, ma non solo, e si parlava del cosiddetto, ricorderai, il noir mediterraneo. No? Il noir mediterraneo è stato un momento di produzione di libri che approfondivano, e si diceva che in effetti le inchieste giornalistiche, i giornali, eccetera, non raccontavano quello che invece gli scrittori raccontavano. Quindi avevano dei margini di libertà, probabilmente di ricerca maggiori. E credo che cos'è il cinema di impegno? In effetti il cinema di impegno, il cinema di inchiesta, quando non diventano dei generi, ma sono appunto veramente dei progetti che vogliono approfondire delle questioni, forse suppliscono a quelle che sono delle mancanze all'interno della società
andare a fondo, no? Io per esempio stavo vedendo, che non l'ho visto in tempo reale, Esterno Notte di Bellocchio, comunque, e ammiro quel grande ricerca, quel grande sforzo fatto da quel gruppo di lavoro, regista, sceneggiatori e tutti gli altri che hanno collaborato, per andare fino in fondo e raccontare questa vicenda in una maniera così approfondita. Quindi credo che quello che succede è che a volte non soddisfatti perché si toccano fatti della nostra storia, non parlo solo di quella italiana, perché il cinema di impegno non è solo sicuramente circoscritto alla nostra area geografica, siamo insoddisfatti, diciamo, quelle che sono delle ricerche fatte da, diciamo, il potere giudiziario, quindi la magistratura, i processi, i giornali, eccetera, oppure mettiamo insieme delle questioni e le ricuciamo all'interno di una storia. Siete partiti dal film Pasolini. Pasolini è chiaramente un progetto che Abel Ferrara ha voluto. Lì veramente era per raccontare gli ultimi giorni di vita di Pierpaolo Pasolini, non era tanto per cercare di capire le cause, che secondo me è ancora una cosa molto complessa e confusa, io non credo in una verità assoluta, però comunque l'idea era quella di raccontare, come dire, gli ultimi istanti di vita di un grandissimo poeta, artista, eccetera, eccetera. E in sintesi, credo che quello che viene definito cinema d'impegno è necessario fin tanto che delle questioni sono abbastanza, non dico censurate, ma a volte imprecisamente, diciamo, raccontate da quelli che sono gli organi ufficiali delle cose. Poi ci sono delle verità che vengono a galla col tempo. E bisogna fare i conti con la disinformazione, con la manipolazione, con i miti anche che a volte si creano. E quindi ci si muove, si brancola all'interno di quelle storie, chiaramente cercando di fare la migliore documentazione possibile. Io soprattutto con Abel, ma anche con altri registi, hai citato Gomorra, il film, io ho partecipato al film, non alla serie, ci sono, come dire, fatti che riguardano il nostro contemporaneo, e allora lì si va nei territori e si cerca di capire che cosa sta succedendo. Questo è l'esempio di Gomorra, tratto dal libro di Saviano, ma che poi con Garrone abbiamo attraversato quel territorio. Ci sono eventi che invece riguardano il passato, e allora bisogna rimettere insieme dati processuali, interviste, eccetera, eccetera. Insomma, si fa ciò che si deve, in quanto anche non siamo solo artisti, siamo anche comunque cittadini, operatori culturali, e quindi cerchiamo di dare il nostro contributo. Come ribadisco, vedendo questa serie TV, finalmente la RAI ritorna, ed è da un po' che sta ritornando a fare delle cose importanti sulla nostra storia, il contributo che hanno dato questo gruppo di lavoro con a capo Bellocchio, che ha voluto appunto affrontare questo evento drammatico della nostra storia. È anche un dovere, io credo, il cinema d'impegno, il dovere degli artisti di stare anche a contatto con il reale. Bene, ti chiedo un'altra cosa, scusa, ti ho pioppato anche la serie televisiva, mi sono confuso, ma a me è piaciuto, no, quindi non era. No, ma figurati, no, non quindi mi va bene. Allora, volevo chiederti questo, hai detto delle cose giustissime sulle difficoltà, no, che ci sono molte volte a fare questo. Uno è la documentazione, bisogna documentarsi, ma soprattutto molte volte abbiamo a che fare con dei risultati, delle risultanze processuali o storiche che sono ancora confuse, che non sono condivise in un certo senso, quindi ti trovi a dover, capito, raccontare delle cose che però non tutti, no, recepiscono in quel modo. Appunto, la verità ha bisogno di tempo per venire a galla. Molte volte raccontiamo storie in cui la verità non ha, no, l'etichetta giudiziaria, è successo questo. E per noi che siamo narratori molte volte è un problema, perché noi mettiamo in scena le cose, raccontiamo le persone, non soltanto tratteggiamo lo sfondo o i meccanismi come fa a volte come fanno i processi, naturalmente. Poi, come tu dici, a volte ci sono delle censure, insomma, ci sono delle difficoltà che però cerchiamo, no, di superare, di raccontare. E io mi chiedo che spazio c'è per questo, però, dal punto di vista, un altro punto di vista, non solo di chi ti deve permettere di fare le cose, ma di chi viene a guardarle. Le storie come quelle, le storie impegnate, il cosiddetto cinema d'impegno, ha un pubblico forte? Cioè, voglio dire, siamo guardati, siamo letti, siamo seguiti? Allora, io, diciamo, ho una posizione anche un po' critica rispetto a quello, prima lo dicevo, al genere dell'impegno.
secondo me quando si parla poi di qualcosa diventa un genere, come genere di fantascienza, thriller, eccetera, allora lì si accontentano un po' delle esigenze più di spettacolo, diciamo, di consumo. Quando ci sono operazioni come il caso Cucchi, no? Per esempio, quel film che è servito anche a dare una smossa alle indagini, allora sono cose ben diverse. Parlo di anche una differenza tra il contemporaneo e il passato. Se c'è spazio, io sono anche, io vivo a Napoli e faccio, diciamo, anche, dico questo perché il cinema è romano, no? Allora, restare a Napoli e fare il cinema è sempre un po' una scommessa. E ci vivo perché faccio anche tutta una serie di progetti educativi con i ragazzi, va bene, eccetera, eccetera. E in qualche modo tu cerchi di fare delle cose e sai bene, questo lo diceva Pasolini, l'ho detto proprio nella sua ultima intervista a Furio Colombo, che bisogna comunque, anche se è difficile, anche se non ti si ascolta, anche se a volte sembra quasi non servire, battere sullo stesso chiodo, perché è importante continuare a trasmettersi una, come posso chiamarla, tradizione di chi cerca di guardare oltre quelli che sono anche dei, permettetemi di usare questa parola, conformismi, no? Conformismi anche del pensiero, di leggere le cose in un certo modo. I conformismi sono di vari estremi, di varie, diciamo, esiste il conformismo del ben pensante, ma esiste anche il conformismo del bullo, eccetera. Quindi il conformismo ha una galassia molto variegata. Credo che bisogna, di fronte a anche a volte l'apparente inutilità, che è un peso che bisogna sopportare, perché molto spesso tu dici, beh, e allora sì, ok, sarà così, continuare a battere sullo stesso chiodo. Il cinema di genere, di impegno, è un cinema che chiaramente guarda anche molto a quello che è il riscontro del pubblico. Però dobbiamo anche scommettere sull'esistenza di un pubblico che non è solo il cosiddetto pubblico pagante. Gli americani un tempo facevano una differenza tra public e audience, no? E quindi l'audience era quello pagante, il public era un pubblico che andava al cinema anche per capire, per apprendere, eccetera. Quindi credo che bisogna continuare a fare, anche nell'apparente inutilità, perché a volte è veramente molto frustrante, soprattutto cercare di cambiare l'immaginario, no? Perché c'è una macchina dell'immaginario a livello globale che è potentissima, continuare per dare sempre continuità ad un pensiero che invece è più libero e più radicale, e talvolta anche accettando dei fiaschi, cioè nel senso delle cose che in quel momento non funzionano, poi come detto vengono magari riprese dopo, quindi è una disperata azione creativa quella di chi vuole cercare di guardare dietro le quinte, tra le righe, però credo che ci voglia anche la solidità di una ricerca fatta e condotta bene. Io sostengo che una inchiesta giudiziaria ben condotta da uomini abili, diciamo, e capaci nel loro mestiere sia sempre superiore. È chiaro che però uomini abili e capaci nel loro mestiere poi fanno i conti con i rapporti di forza. Quindi a volte invece l'inchiesta letteraria, l'inchiesta cinematografica può essere superiore perché si confronta con una negazione che viene anche da, come dire, quella, riportare le verità, degli stereotipi, delle cose conformi, comode, rassicuranti. Perfettamente d'accordo, infatti hai detto due o tre cose importantissime che sono quelle: battere il chiodo, l'altra è il pericolo in effetti del genere, che è poi una cosa che come scrittore di noir per esempio continuiamo a rischiare, rischiamo sempre. Il politicamente scorretto era nato anche per chiederci se noi scrittori di noir eravamo ancora politicamente scorretti o invece avevamo questo atteggiamento per cui il genere basta a se stesso, basta che scrivi un noir e già è politicamente scorretto. No, invece è così il cinema d'impegno, sono perfettamente d'accordo, se diventa un genere che basta a se stesso poi non racconta anche quelle altre storie che invece devono essere raccontate anche se non ci hanno un pubblico, no, che le segue in un certo modo. Perfettamente d'accordo, benissimo, sono molto contento. Grazie. Ho preso una serie di suggestioni e una serie di appunti che voglio approfondire. Ti salutiamo, ti ringraziamo, avrei ancora milioni di domande da fare, però ci abbiamo i tempi. Grazie. Grazie a voi, buon proseguimento.
Allora, sempre su questa, su queste suggestioni, no? Sul appunto cinema d'impegno, anche se non di genere d'impegno, ma sul raccontare certe cose, che sono cose difficili, come le raccontiamo, come facciamo, eccetera, eccetera. Io volevo continuare passando la parola a Stefano Ferrari, che sei qua, ma guarda tu. Gli occhiali vanno bene per leggere, ma poi dopo non vedo più niente, capito? Quindi, vabbè. E Stefano Ferrari, che è autore di un documentario sulla tragedia del Salvemini, di cui vorrei che ci parlassi, anche se molti lo conoscono e lo conosciamo, ma partendo da questo spunto, quant'è difficile raccontare storie come quelle, che sono complesse, che sono apparentemente semplici, perché racconti di una con un aereo che entra in una scuola, voglio dire, tutto abbastanza lineare, però poi vai a raccontare di storie che diventano difficili, che diventano complicate per quello che ci succede dopo, che sicuramente qualcuno non vorrebbe che venissero raccontate in quel modo, sulle quali ti devi documentare e per le quali devi, ti chiedo, creare un'emozione, probabilmente. È una cosa, no, che abbiamo dibattuto ieri sera, parlando della strage di Bologna, eccetera. Forse devi riuscire come dire, a creare un'emozione, a far piangere la gente rispetto ad un argomento che magari qualcuno può non conoscere, qualcuno non può sentire così forte. Sì, Carlo, il senso è questo. Beh, qua siamo a Casalecchio, dove sono svolti i fatti il 6 dicembre del 1990, quindi tutte le persone più o meno che sono qua dentro sanno cosa è successo. Ma questo accade tra Modena e Bologna. Se tu esci da questi confini, nessuno o pochissime persone sanno quello che è accaduto il 6 dicembre del 90, cioè che un aereo senza la guida del pilota, perché il pilota si era iettato, viene mandato dalla torre di controllo nel cercare di arrivare all'aeroporto di Bologna, non ci arriverà mai perché prende fuoco, appunto il pilota si ietta, l'aereo perde controllo ed entra dalla finestra di una scuola, nel posto più sicuro in cui tu porti i tuoi figli, cioè la scuola. Muoiono 12 ragazzi, 12 ragazze e un ragazzo, e 80 rimangono feriti, alcuni di questi feriti irrimediabilmente. Questa vicenda ha segnato in maniera molto profonda questa comunità, e per questa comunità intendo non soltanto Casalecchio, ma Bologna, Casalecchio, Zara Predosa, Marzabotto, Sasso Marconi, perché più o meno questi ragazzi venivano da questa zona, ma al di fuori di questa zona non se la ricorda più nessuno. Quindi il primo scopo che ho avuto io nel realizzare questo documentario, docufilm, è stato quello di portarlo fuori da qua e di raccontare quello che era successo alle persone che qua ci sono e a quelle che sono fuori da questo territorio. Non è stato difficile perché è una storia estremamente drammatica, è una storia di ragazzi di 15 anni che perdono improvvisamente la vita. È stato difficile raccontare per far rianimare le persone che magari avevano sentito al telegiornale 30 anni fa e si erano completamente dimenticate. Perché questa strage, che di strage si tratta, è stata derubricata come incidente, perché nessuno ha pagato. Non ha pagato il pilota, che ha cambiato nome e sta all'estero, non ha pagato il responsabile tecnico dell'aeronautica, non ha pagato soprattutto l'uomo che è capo della torre di controllo di Villafranca di Verona, gli ha detto vai a atterrare a Bologna anziché buttarti su un campo del Ferrarese, perché il giro era verso Rovigo, si arrivava verso qua, che addirittura oggi è il più alto in grado tra i militari italiani, Roberto Corsini, che è l'attaché militare del Quirinale. Questa persona è stata condannata a 2 anni e 6 mesi di reclusione in primo grado e poi assolta e ha fatto una carriera anomala. Ce lo troviamo lì. Questo è stato un po' il tema. Il tema, diciamo, nazionale è questo. Il tema locale è restituire alle persone che hanno sofferto un racconto il più fedele possibile, anche perché il documentario ha una parte di racconto di quello che è accaduto, ma la parte finale è sull'aspetto virtuoso che hanno avuto queste famiglie, anche perché noi abbiamo avuto tantissime stragi da queste parti. Forse questa qua è una strage di serie B, chiamiamola così, anche se non dovrebbe essere chiamata in questo modo, perché sicuramente l'Italicus, il 904, la strage di Bologna, la 1 Bianca, sono stati temi estremamente drammatici che hanno coinvolto forse un pubblico più ampio e anche più recenti. Ma queste famiglie non si sono fatte sentire più di tanto perché hanno trovato un altro scopo, la solidarietà. Hanno creato un emporio solidale, lavorano come volontari, tantissimi di queste famiglie, nel luogo, nella stanza ricostruita in cui c'erano i loro figli, in cui la finestra dell'aereo non è mai stata ristrutturata fino in fondo per dare il senso di quello che accadde allora. Quindi
il film è fondamentalmente per loro, perché loro hanno continuato a vivere, hanno continuato a far vivere le persone che non arrivano a fine del mese, che non riescono a pagare ERA, che non riescono a fare la spesa. Questi di aiuto li vanno a portare a casa la spesa e hanno avuto un figlio morto con uno Stato che non gli ha risposto. Questo è stato lo scopo del film. Quindi emozionare Carlo è stato anche abbastanza semplice, è stato difficile poter raccontare fuori da questi territori una storia totalmente dimenticata. Io quando sono sceso a Roma per cercare una troupe per poter realizzare, poi alla fine ho trovato persone di Bologna, anche perché eravamo nella prima ondata del Covid e non potevo fare più di tanto, ma contento così, abbiamo lavorato bene. Alla prima proposta ho questa sceneggiatura, chi la fa con me mi hanno detto, beh, bello, una bella fiction, bravo, complimenti, è scritta bene, sembra quasi vera. In realtà era verissima, era la rilettura di quello che era successo. Quindi questo è stato il nostro compito e insomma queste persone avevano bisogno di qualcuno che gli portasse avanti un discorso, una memoria, e crediamo di essere riusciti a realizzare il nostro piccolo esempio per poterli rendere, non dico restituirli o risarcirli, anche se siamo andati in Parlamento a farlo vedere, e poiché lo Stato all'epoca non difese i familiari ma difese l'aeronautica, lo Stato, ricordiamo, scelse chiaramente da che parte stare. Stiamo dalla parte dell'aeronautica. I familiari devono difendersi con soldi propri, con impegni propri, con avvocati propri. E non sempre hanno portato a casa una cifra interessante, banalizzando la storia. Quindi pensate cosa vuol dire per una famiglia aver perso il figlio, che è l'amore più grande, e sentirsi dire dallo Stato, io sono contro di te. Noi siamo andati in Parlamento a farlo vedere, in questo caso abbiamo chiuso un piccolo cerchio 30 anni più tardi. Interessante e giusto, adesso ho qualche altra domanda, però hai detto bene, è vero, voglio dire, ci sono degli argomenti che sembrano di serie B, perché abbiamo alcuni nemici, no, quando raccontiamo le cose, che sono certi meccanismi automatici che scattano nella testa di noi spettatori o lettori poco informati per tanti altri motivi che non sono solo ovviamente colpa nostra o perché siamo cattivi. Uno dei meccanismi è quello dei numeri, per cui ci sono stragi più grosse perché hanno molti più morti e stragi più piccole perché hanno meno morti, che è una sciocchezza ovviamente, però scatta, no, questa cosa. L'altro è il meccanismo, come dici, dell'incidente. Questo è un incidente, uno che si è sbagliato, buonasera, mentre invece noi abbiamo assistito ai processi, la strage di Bologna, i mandanti, cose più complesse ci viene in mente, no? E quindi scatta una serie B, questo vabbè, non è che racconti. Poi invece ti accorgi che è proprio nelle sfumature, nei dettagli, che sta l'importanza di tutto questo. E che basterebbe anche che non fosse morto nessuno al Salvemini per avere un problema grosso. Quando lo Stato si mette contro i cittadini, difendendo parte dello Stato contro i cittadini, che in realtà sarebbero loro lo Stato. Insomma, ne abbiamo parlato anche l'altra sera, no? Qui di questo. Beh, mi chiedo questo, due cose volevo chiedere. Una è questa, quando parliamo di cinema e impegno, ci viene sempre in mente la difficoltà di fare certe cose, le inchieste, andare a cercare, andare a trovare, soprattutto dall'altra parte un contropotere molto più forte che non vuole. E ci viene in mente Rosi, che vuole fare il film su Enrico Mattei, Mauro De Mauro che indaga, e forse, poi tutto questo ancora a un certo punto sparisce, forse per questo. Cioè ci viene sempre in mente questa cosa qua. Avete avuto difficoltà nel fare quel film lì? C'è qualcuno che vi ha detto meglio di no, cose che sono state tolte? Ci sono stati degli aiuti che invece avete avuto, grazie ai quali siete riusciti a raccontare questa storia qui, che immagino che qualcuno abbia pensato, se non la raccontate forse è meglio. Ma guarda, sono passati 30 anni da allora, quindi chi ha cercato di chiudere le porte, di insabbiare, l'ha fatto in quegli anni là, l'ha fatto allora in cui probabilmente, ad esempio, la scuola, che è stata distrutta da questa tragedia, non si costituì parte civile perché c'erano c'era il primo ministro Cossiga, c'erano quattro responsabili dei vari dicasteri, tutti dello stesso partito, che era la Democrazia Cristiana, e si sono accordati loro su come fare. La scuola verrà ricostruita e quindi non si costituirà in giudizio. Chi vuole al primo grado prendere un risarcimento lo prende, se no si aspetta il secondo grado, che aspetta il secondo grado è quello che ci ha rimesso. Noi siamo andati all'Avvocatura dello Stato, abbiamo parlato con lo stesso responsabile che aveva difeso i tre militari, ci ha raccontato la sua posizione, che è irremovibile rispetto a allora.
è stato un incidente, lo Stato ha dovuto sostenere i responsabili dell'amministrazione, come freddamente li ha chiamati lui, e quindi abbiamo avuto soltanto, per la verità, il dato di Roberto Corsini, che da più parti hanno detto è meglio se non lo mettete, e infatti non l'abbiamo dovuto togliere, perché non volevamo creare neanche noi una... non sarebbe stata una rottura fra amministrazioni locali e Quirinale, però tu vai ad attaccare direttamente, sai, l'anno prima era arrivato il capo di Stato americano, che l'ha accolto era lui, chi l'ha portato da Mattarella era lui, vai a creare un cortocircuito che noi abbiamo suggerito è meglio di no, solo in quel caso. Per il resto tutta la comunità, compresa l'Assemblea regionale dell'Emilia Romagna, che lo ha l'ha prodotto insieme a me e io l'ho regalato alla regione, la regione ora può farlo vedere a tutte le scuole italiane, a tutte le scuole dell'Emilia Romagna, basta chiederlo ed è libero, però solo tra Modena e Bologna l'hanno chiesto, non c'è stata una scuola tra Bologna e il mare e tra Modena e Piacenza che l'abbia richiesto, perché non lo sa, perché è una storia sopita. Quindi grandissime difficoltà non abbiamo avuto, ci siamo scontrati con quello che era stato 30 anni prima, cioè l'avvocato dello Stato che ti dice ma questo qua è un incidente, fine, non ci sono altre storie, l'aereo casualmente è entrato dalla finestra, questa è la cosa incredibile. Poi abbiamo fatto anche una graphic novel noi sul libro, sul film, che là si chiama appunto Per sempre giovani, e lì raccontiamo un episodio che fa capire anche come in poco tempo gli anni siano cambiati. Nel 1990 i cellulari non esistevano, i primi escono nel 92-93, pertanto quando accade questo incidente, è un incidente come poteva accadere 20 anni prima, cade un aereo e ci si comincia a rendere conto di quello che cade, non c'è un cellulare, non c'era nemmeno la protezione civile che era nata pochi anni prima. Vanno da una parrucchiera e praticamente fanno uscire la parrucchiera, diventa il quartier generale di fianco alla scuola, in cui i presidi si mettono lì a chiamare le famiglie, a raccontare, a chiamare le ambulanze, e tutte le famiglie vengono riunite all'ospedale maggiore di Bologna, nell'aula magna, vengono messe tutte lì. E la cosa drammatica è stata che man mano che si sapeva dove era ricoverato quel figlio, uscivano i nomi ed erano scritti col ciclostile, scritti o a mano col ciclostile, uscivano i nomi, sono usciti tutti i nomi tranne 12 che erano i morti, e queste 12 famiglie sono rimaste da sole a guardarsi intorno, e nel film c'è proprio l'immagine originale di allora che ci ha dato la RAI, e loro si chiedono ma perché siamo rimasti solo noi, e vengono portati in via Irnerio, dove ricorderai c'era la medicina legale, e li passano all'interno di un furgone e gli chiedono che vestito aveva sua figlia stamattina, che scarpe aveva, e lì cominciano a capire, e poi all'interno dei 12 sacchi della spazzatura ci sono i resti. Questa è la storia di Salvemini, che ha una drammaticità enorme, una crudezza enorme, se la rapportiamo ai tempi del politicamente corretto di oggi. Può capitare che ti facciano vedere a tuo figlio dentro un sacco della spazzatura? Oggi no, all'epoca si usava così, e così abbiamo raccontato. Allora, questo è uno dei motivi per cui non esistono stragi di serie B, naturalmente. Soltanto questi dettagli qui sono una cosa terribile, che a me fanno venire i brividi, e poi ti medesimi e poi pensi alle tue figlie che stanno nel posto, come dici tu, più sicuro del mondo, che è quello in cui in altri paesi avvengono le stragi, per esempio, che è la scuola. E a noi viene così, entra un aereo da una finestra e ammazza tutta una serie di ragazzini giovanissimi. È una cosa tremenda, è una cosa che per raccontare però devi in qualche maniera sentire, provare, anche a me è capitato di raccontare con altri mezzi delle storie e di entrarci dentro e di starci male, però mi chiedo, questa cosa qui, che sicuramente c'è, perché sei andata a vedere quelle cose lì, voglio dire, questo, la partecipazione emotiva è un limite o è un punto di forza? Per me in questo caso è stato un punto di forza. Io non sono di questo territorio, abito nel Modenese, lavoro a Bologna, però conoscevo quello che stavano facendo qua, perché negli anni ho partecipato alle commemorazioni del 6 di dicembre, venendo a fare servizi qua a Casalecchio. Inoltre ho avuto l'opportunità di conoscere alcuni dei familiari e ne ho scoperto la grande dignità. Il fatto che non sono più fossilizzati a un'idea di vendetta, di rivalsa, sono usciti da questo
E infatti il racconto che mi hanno fatto prima di fare le interviste, di realizzare il documentario, è stato un racconto talmente reale e talmente, non dico distaccato, sarebbe un brutto verbo, però fatto con la giusta distanza, che mi ha indotto a entrare in punta di piedi da loro e a fargli raccontare i loro sentimenti. Quindi io sono entrato emotivamente nella parte, poi scopri anche personaggi incredibili, ad esempio c'è un personaggio che meriterebbe un film da solo, lo dico anche agli amici registi e sceneggiatori perché hanno più forza di me, che sono un po', insomma, sono un po' un dilettante della materia. C'è un personaggio che si chiama Benito Fusco, che è un sacerdote e che molti di voi conoscono. Benito Fusco è stato prima un 77enne ed era a due passi da Francesco Lo Russo quando è stato ucciso, ricorderai, nel 77. Poi era assessore qui a quello che chiamiamo adesso il welfare, in realtà era la salute pubblica, è entrato in servizio il 1 agosto dell'80 e il 2 agosto è stato chiamato a vedere quanti di Casalecchio erano sotto le macerie alla stazione di Bologna. Era uno dei migliori amici di una persona, anche lui un 77enne, morto sul aereo di Ustica. E poi, quando è stato toccato in prima persona da questa strage, essendo una persona di grande sensibilità, gli è stato dato il compito di accompagnare le famiglie a aprire quel famoso sacco. Quest'uomo, a quel punto, assolutamente pieno di emozioni di tutti i tipi, decide di andare in Brasile nella fazienda di Chico Mendes. Lì ci va insieme a dei sacerdoti e diventa sacerdote. E da lì in avanti il suo impegno è di mettere insieme le persone che sono una contro l'altra. E Benito Fusco nel film, secondo me, non so chi l'ha visto di voi, fa una parte straordinaria, perché racconta esattamente quello che accadde e lo fa con gli occhi di chi dice: noi abbiamo perdonato il pilota, ma non abbiamo perdonato il sistema. Perché ricordiamoci che meno di due mesi, l'Italia entra in guerra in Iraq e quell'aereo era un aereo di prova per valutare se il radar di Rovigo andasse o meno. Era quella la sua missione. Non era un aereo bombardiere, un aereo da poco, un Air Machi da quattro soldi, infatti è caduto. Però, insomma, sostanzialmente, dice, noi abbiamo perdonato il pilota, aveva 24 anni, era un po' più grande di quelli che sono morti, era le prime aree, il primo anno di leva. Possiamo perdonare la debolezza umana, ma non possiamo perdonare il sistema che in tempo di pace fa andare un aereo su una scuola. Allora, giustissimo. Questo è anche il meccanismo che fa in modo che un film su un incidente non sia un film su un incidente e che quello lì non sia un incidente, visto che c'è un sistema che ha fatto in modo che potesse avvenire, tra virgolette, quell'incidente. Ti chiedo questo, e l'ultima domanda, poi continuo, è che è questa cosa qua. Qualche giorno fa io ho due bambine che hanno 11 anni, noi stiamo giù verso la Romagna, eccetera, non hanno mai saputo di questa storia, non... E sono venuti a chiedermi cos'era successo a Casalecchio perché uno dei loro professori era nella scuola, non so se in quel momento, comunque era uno dei professori che lavorava nella scuola di Casalecchio in cui è venuta a Salvemini. E allora lui, raccontandogli delle cose, ha raccontato anche appena questa cosa, ha detto: poi sapete cosa è successo, così ha smesso subito, ovviamente, perché ha visto che tutti i bambini guardavano la finestra in quel momento, sono ancora bimbi piccoli, quindi erano tutti oddio. Quando sono tornati a casa mi hanno detto: che è successo? Ma qui? Cioè, c'era la guerra? Non avevano capito bene. E anch'io non gli ho raccontato ovviamente tutta la storia, non gli ho fatto vedere, perché sono ancora bambine, piccoline, tutto quello che vuoi. Gli ho raccontato un po', gli ho detto, no? Nei limiti, no? Che potessero capire quello che era successo. Attendo un pochino che abbiano digerito questo e che siano leggermente, no, più corazzate come immaginario, per poi fargli vedere il film, raccontargli tutto il resto. Però sono venuti a chiedermelo, quindi in qualche maniera gli è arrivata questa cosa qua. Allora, però è vero, non ne sapevano niente, io non le avevo detto niente, non ne avrebbero saputo niente anche per tanto tempo, certo, finché non l'avessero incocciata per caso, questa storia qua, che non viene raccontata. Che ti serve per fare in modo che questo film qua e questa storia qua venga raccontata e vista al di là dei limiti della provincia che hai circoscritto prima? Mi serve che qualcuno che possa sposare questa causa e proporlo a qualche network importante, qualche
circuito importante. Noi abbiamo fatto, dico noi perché sostanzialmente l'idea è mia, l'ho condivisa con alcuni collaboratori, l'abbiamo realizzata insieme. Si tratta di un documentario realizzato anche con qualità dal punto di vista tecnico, ma che è rimasto soltanto, io l'ho fatto vedere 30 volte, sono andato in 30 posti diversi, però ci sono andato io con la mia chiavetta, perché, e lo continuerò a fare, anche perché ci sono delle scuole che mi hanno chiamato in giro per queste due province a raccontare l'episodio, a raccontare del Salvemini per spiegare cosa è successo. L'abbiamo fatto vedere in maniera molto artigianale, non è mai uscito da questo contesto. Per me meriterebbe, al di là della qualità del film in sé, meriterebbe come racconto che potesse essere raccontato ovunque. E se ne sono occupati i quotidiani nazionali, però hanno detto a 30 anni esce questo film e poi la cosa è morta lì, a livello nazionale. Servirebbe una distribuzione o comunque una proposta che possa... Io lo cedo gratuitamente, non ho bisogno di lucrare su questo dolore infinito. Per me sarebbe una buona cosa che uscisse da questo territorio, perché è incredibile che non si sappia niente. È incredibile che questa storia sia rimasta così nell'intimo delle persone di questa zona. Quindi sono disponibile a tutto. Bene, grazie. Io... proseguo con Laura Traversi, che è co-direttrice e tante altre cose, ma qui co-direttrice del Terra Viva Film Festival, che come vi ha detto Simona prima, ci sarà qui dal 22 al 27 novembre, qui a Casalecchio. La prima domanda è proprio secca così, che cos'è il Terra Viva Film Festival? Allora, grazie innanzitutto di questo invito anche al Comune di Casalecchio e a Carlo Lucarelli, così mi dà l'opportunità di presentarvi il festival. Terra Viva Film Festival, prove per un pianeta a colori, è un festival di cinema che è nato un po' nel percorso che ho fatto, insomma, che abbiamo fatto come associazione Amici di Giana negli anni attraverso il premio Mutti destinato ai registi migranti. E dopo vi dirò anche perché. Comunque questo festival, alla terza edizione, è un festival che propone dei film e dei documentari che hanno come temi i temi importanti dell'attualità, ovvero i temi della migrazione, dei conflitti dell'ambiente. Tutto ciò dal 22 al 27 di novembre, col primo e l'ultimo giorno siamo qui a Casalecchio al Teatro Laura Betti e poi gli altri giorni siamo al Dams Lab di Bologna per appunto presentare i film. È un festival che lavora su tre piani, lavoriamo moltissimo con le scuole e soprattutto con le scuole del territorio, anche con il liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio, con il liceo Galvani di Bologna e Laura Bassi di Bologna, e presentiamo, proponiamo delle masterclass per i ragazzi con delle artiste del territorio o che hanno vinto i premi, il premio Mutti. Poi abbiamo i panel che si articolano nelle varie giornate e i film della sera, quindi sono tre piani diversi. Questo è quello che facciamo, è prove di un per un pianeta a colori, è questo che vorremmo. Cioè partiamo da un cinema d'impegno naturalmente, il premio Mutti da cui prende le mosse un po' l'impegno che abbiamo fatto negli anni è un premio destinato unicamente ai registi migranti. Adesso abbiamo incluso anche i registi di seconda generazione e questo lavoro che abbiamo fatto nel tempo ha fatto sì che abbiamo supportato dei progetti, perché questo premio che cosa fa? Supporta e produce, finanza, e quest'anno anche col supporto della Film Commission dell'Emilia Romagna, i progetti di questi artisti che diversamente non avrebbero accesso, se non sono cittadini italiani, ai fondi del Ministero. E di conseguenza, quando abbiamo iniziato 15 anni fa, ci siamo detti cosa potremmo fare di straordinario, dare voce a qualcuno che diversamente non ce l'ha. E chi è in Italia che non ha voce? E quindi da lì abbiamo iniziato questo bellissimo percorso lavorando con degli artisti straordinari insieme a Cineteca di Bologna e altre due associazioni di Roma, Archivio Memorie Migranti e Piano Terra, e abbiamo incontrato degli artisti straordinari. E in questo percorso abbiamo voluto sempre di più, come diceva prima, anche distribuire i prodotti, i film che facevamo. E allora 3 anni fa, anzi 4, ci siamo detti, proprio qui a Casalecchio, anche con Simona Pinelli, ci siamo detti
proponendo proprio qui al vostro festival un film di Dagmawi Mer, uno dei nostri registi di punta, diciamo, che aveva fatto questo bellissimo film che avevamo premiato nel 2011. Lui ci disse: ma Laura, qui dobbiamo assolutamente fare qualcosa per farli vedere questi film, Va pensiero si chiama il film, e dobbiamo fare di più, farlo vedere alle scuole, perché e da lì con Genoma Films e col Comune di Casalecchio e adesso anche col Ministero della Cultura e la Film Commission dell'Emilia Romagna siamo riusciti a costruire questo festival e siamo veramente molto impegnati ma molto contenti. Chiaramente il territorio ha risposto, qui Simona è una forza della natura e quindi Casalecchio di Reno è stato per me lo trovo insomma un comune un po' speciale, naturalmente anche per la sede di questo festival, di questo Politicamente Scorretto, e quindi siamo felicissimi. È un festival che sta crescendo e abbiamo proprio il piacere di proporre film che provengono da tutto il mondo. Quest'anno saranno 16 i film, cioè sono 20 i film, ma 16 i paesi rappresentati. Sono tanti documentari che provengono da una selezione internazionale, quindi noi cerchiamo, abbiamo anche una bellissima anteprima, adesso se avrò possibilità vi illustrerò il programma, ma il programma prevede questi documentari, questi film anche di fiction che provengono dai grandi festival internazionali. Abbiamo un'anteprima nazionale che è il film Batata, che verrà proiettato il 25 di novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, perché anche questo si parlerà. E Batata è un film ambizioso, è un documentario di una regista di origine libanese e siriana che vive in Canada e ha seguito per 10 anni le storie di una rifugiata siriana in Libano, e quindi segue questa si entra nelle tende, si entra nella vita di questa donna che inizialmente è una rifugiata, diciamo, sì, da quello che succedeva in Siria, ma aveva ancora una vita dignitosa di lavoro, e negli anni ciò degrada sempre di più. Questa è un'anteprima. Un'altra anteprima è American Scar, un documentario, anzi un cortometraggio prodotto negli Stati Uniti, e lì vuole illustrare la conseguenza ambientale del muro eretto da Trump tra il Messico. Cioè è una pillola, naturalmente. Poi ci sono tanti altri film bellissimi. With This Bread I Fly è la storia di 3 donne afghane. E poi apriamo l'apertura con Las Leonas, che invece è un film italiano, che è prodotto dalla Sacher ed è una simpatica storia, quella lì è un film un po' più leggero, sono delle badanti che hanno come passione il calcio e costituiscono una squadra di calcio. E chiudiamo con Il mio nome, fuori concorso, invece un film italiano di Nicolò Vassetti che racconta la storia di 4 ragazzi che vogliono cambiare genere. Bello. Bellissimo. Due cose, uno sì, hai ragione, Casalecchio, siamo qua di casa, io ho l'onore di essere cittadino onorario di Casalecchio, quindi parlo della mia città, sì, è un comune speciale, è un posto speciale. Quando è nato Politicamente Scorretto, l'assessore di allora, no, Parenti, mi ricordo, nacque perché ce l'avamo trovati noi due, lei voleva fare un festival e ha detto: vorrei fare un festival sul giallo, e allora insieme mi ha detto: aspetta, ma facciamolo un po' particolare. Pochissimo tempo dopo eravamo qua a farlo, voglio dire, non trovi facilmente, no, posti in cui hai un'idea e poi si fa subito, quindi bellissimo. E poi siamo qua da 17 anni e poi vabbè, non ho bisogno di raccontarvi tutto quello, l'entusiasmo che c'è, tutte le cose che riusciamo a fare, che fino a un po' di tempo fa erano documentate anche, no, l'importanza delle tematiche che trattavamo e delle persone che venivano da quel piccolo esercito di uomini e donne delle forze dell'ordine, ti ricordi, dei cani antibomba, perché avevamo personaggi che erano sotto scorta e che venivano qua a raccontarti pezzi di mondo, come abbiamo avuto anche ieri, per esempio, con Lirio Abate. E poi abbiamo sempre avuto, vabbè, adesso non è che stiamo a farci troppi elogi, lasciamo perdere, insomma, lo sappiamo già. Torno a questa cosa qui che hai detto, vi occupate di cinema migrante, cinema di persone che raccontano le cose in un'altra parte del mondo, cinema di impegno, mai detto. Però ti chiedo, non è sempre cinema d'impegno un punto di vista diverso su problematiche che non conosciamo,
raccontate da persone che non avrebbero voce per raccontarlo, è sempre, no? Assolutamente, sì, assolutamente sì. Ci manema di impegno perché ci si deve impegnare molto per renderlo visibile innanzitutto, perché naturalmente è uno sguardo trasversale sulla nostra società, che è questo poi che ci interessava all'inizio, avere uno sguardo di chi poteva raccontare la nostra realtà anche con occhi diversi. Farinelli, Gianluca Farinelli dice sempre la visione stereofonica della realtà. Questa poteva essere anche una definizione che si attenagliava di più alla descrizione del premio Mutti all'inizio. Adesso ormai la realtà è cambiata. Figurati che all'inizio il premio Mutti proponeva, cioè i progetti che ci arrivano circa 15-20 progetti con dei picchi di 40 in un anno, ma all'inizio erano storie di morte, di separazioni molto, molto tragiche, perché abbiamo iniziato nel 2008 e nel 2009 figurati che abbiamo premiato 18 Jussoli nel 2009, siamo ancora qua che ne discutiamo. 18 Jussoli era il racconto di quello che dovevano affrontare i ragazzi che erano nati qui, figli di genitori stranieri, e che cosa dovevano affrontare in quel periodo per ottenere la cittadinanza. Non è cambiato nulla, tranne ultimamente forse qualcosa qui locale, sempre qui nella nostra oasi dell'Emilia. E invece ultimamente i progetti iniziano a essere diversi. Quest'anno abbiamo premiato Xin Alessandro Zen, che è un ragazzo di seconda generazione cinese, e che racconta invece di come vede il ritorno in patria, nella patria dei suoi genitori. Quindi iniziamo già a parlare di altri concetti. È cinema di impegno, è l'impegno a far vedere qualcosa in modo diverso. Allora vengo anche a questa cosa che è importante. Voi avete visto tanti altri punti di vista, stai parlando di seconde generazioni, un regista italo-cinese, italiano insomma, naturalmente di seconda generazione, eccetera, eccetera. È una specie di prateria di caccia che si apre, no? Questa qui, di conoscere altre storie, altri mondi, ma non solo, il nostro mondo anche da un altro punto di vista. Noi abbiamo una visione, soprattutto quando parliamo di cinema impegno, molto, non voglio dire eurocentrica, proprio italocentrica, no? Noi abbiamo i nostri misteri, il cinema d'impegno è quando ti metti a raccontare quelle storie che abbiamo raccontato fino adesso, no? Queste qua, che sono storie italiane, quindi quello è. Poi invece ti accorgi che cinema d'impegno significa raccontare altre cose. E esiste però ancora un pregiudizio, dei limiti, che sono quelli invece di pensare che le storie vengono raccontate da noi in quel modo lì. Esatto. Faccio degli esempi anche stupidi, se volete. Un mio amico che ha scritto una bellissima cosa in cui c'è un protagonista italo-cinese che la gran parte della storia riguarda il fatto di essere italo-cinese, i problemi che ha un cinese italiano e un italiano cinese, eccetera eccetera. Poi essendo un noir è particolarmente complicato, e ogni tanto qualcuno lo chiama e gli dice: sarebbe bello fare un film, ma potremmo fare che il protagonista è italiano. Dice: perché? Perché non abbiamo attori cinesi. Che non è vero, naturalmente non è vero. Esiste un pezzo di mondo, no? che non viene considerato. Attori, registi, scrittori di seconda generazione che raccontano un altro punto di vista. Una volta, arrivo subito perché voglio sentire il tuo parere, una volta si diceva, parte un certo tipo di noir, che vabbè insomma ce la suoniamo sempre in questo modo, la letteratura italiana ha smesso di raccontare i mestieri, le realtà concrete, la povera gente se vuoi. Chi la racconterà? La racconteranno gli scrittori di seconda generazione che racconteranno del nonno, così come noi raccontavamo i nostri nonni, non più noi, insomma, i nostri padri scrittori raccontavano i loro nonni che avevano i problemi del lavoro, la civiltà contadina, gli operai, eccetera, eccetera. Arriveranno scrittori di seconda generazione che racconteranno il nonno che era sul barcone. Quindi chi racconterà il barcone? No, io, che neanche riesco a immaginarlo. Loro. È così? È proprio così, sì, sì, sì. È proprio A me mi piace l'immagine della prateria che si allarga, no? È proprio quello, cioè perché dobbiamo raccontarlo noi quello che succede ad altri? Facciamolo raccontare da chi veramente vive queste cose. E poi perché dobbiamo sempre avere uno sguardo o pietistico, o almeno se deve venire dall'interno, non sempre dall'esterno. Sì, facciamolo raccontare da chi vive le cose, da chi le sente, anche in maniera diversa da noi. Quando abbiamo iniziato, perché parlo delle origini? Perché in realtà è cambiato tutto, adesso continuerà a cambiare. A maggior ragione questo tema
è uno dei grandi temi sensibili del momento, ecco. Quindi noi come progetto, nasce come progetto artistico, nasce come, e poi naturalmente come progetto che ha una sua valenza sociale e anche politica, perché no? E, sì, facciamolo raccontare agli altri, anche come vedono noi, anche come vedono noi, come vedono quello che noi pensiamo che sia, in realtà ci dicono com'è veramente, quanto siamo in un certo modo, quanto siamo chiusi o quanto siamo accoglienti, non lo dobbiamo dire noi. Certo. Giustissimo. Passo a Fabio Abbagnato, responsabile della Film Commission Emilia Romagna, oltre che, come dicevo prima, assessore qua di Politicamente Scorretto, uno dei padri di Politicamente Scorretto, tutto, insomma, vabbè, siamo fratelli in questa avventura. Io parto da questo, una domanda che gioca su un gioco di parole, ma è una sciocchezza. Che impegno c'è da parte della Film Commission nell'aiutare il cinema di impegno? Vedi, tic tic, impegno, impegno. Buonasera a tutti, è ovviamente un piacere enorme essere qui con voi, quindi i motivi sono tanti e Carlo lo diceva. In realtà noi dobbiamo surfare in mezzo a tutte queste esigenze, questi diritti. Da un lato c'è il diritto all'autorialità e quindi c'è l'urgenza di narrare delle storie da n punti di vista. E quindi il nostro lavoro è il lavoro di chi, siccome trattiamo risorse pubbliche, deve costruire il sistema migliore per garantire pari opportunità alla produzione creativa. Dall'altra però abbiamo la responsabilità di analizzare i prodotti non solo per favorire un pluralismo autoriale, ma dall'altro per garantirne una sostenibilità. E la sostenibilità è una parola dietro cui ci nascondiamo, ma significa anche sostanzialmente che quel film deve essere visto. E quindi il nostro è un lavoro difficile, perché non possiamo soltanto, dico un noi che riguarda il mio mandante istituzionale che è la Regione e tutti i miei compagni di strada che sono il mio staff e i nuclei di valutazione. Il noi è, dobbiamo costruire un sistema di criteri di valutazione dei dossier che ci vengono candidati per far sì che si possa intravedere l'esito di quel prodotto. Il cinema è diverso dal teatro. Tu vai una sera a teatro, vedi uno spettacolo, l'attore e il regista capiscono che non è andata bene, la mattina dopo si richiudono in sala, rimontano qualcosa e possono correggere. Il prodotto cinematografico non è così qui. Ci sono docenti di cinema e sanno di cosa parliamo. Non è facile rimontare un prodotto cinematografico. Col documentario puoi a volte fare un tipo di lavoro, con la finzione un po' meno, perché o ce l'hai quel materiale, oppure non è che puoi ricostruire le condizioni per chiamare 50 dipendenti della crew, 10 attori, riavere la location, cioè sono soldi. E quindi questo è il tema con cui noi ci confrontiamo costantemente. E capire in questo contesto, 10 anni fa sarebbe stata un'altra storia, ma in questo contesto, un contesto in cui l'overdose di prodotto audiovisivo è enorme, cioè e anche i canali di consumo del vecchio e del nuovo pubblico sono tantissime. Capire se una storia, un documentario, perché anche qui oggi noi parliamo di cinema di impegno, però un conto è se noi parliamo del Pasolini che vedremo, un conto è se parliamo del Pasolini di Abel Ferrara. Sono due Pasolini diversi, hanno obiettivi diversi. Anche qui, da un lato, noi abbiamo la responsabilità e il dovere di raccontare i misteri della nostra Repubblica. Uso i due corni, diciamo, che abbiamo trattato oggi. Dall'altra, però, abbiamo anche l'urgenza di raccontare il mondo come oggi, con quel punto di vista di cui parlava Laura prima.
e quindi chi lo racconta, come valutare un prodotto che deve aggiungere, come il documentario di Paolo fa, aggiungere elementi ad una storia in larga parte nota, no? Perché in larga parte noi sappiamo, così come diceva Pasolini, che cosa è successo il 2 novembre, no? Del 75. Dall'altra però dobbiamo anche capire che ci sono dei nuovi autori, dei nuovi produttori, delle nuove storie da raccontare di un mondo contemporaneo che facciamo fatica a capire, quindi avere più punti di vista ci aiuterebbe. E quindi questo è un po' il tema. E quindi il nostro, io dico sempre che faccio un lavoro bellissimo in questa fase della mia vita, ma che escluderei dal mio lavoro professionale la settimana successiva alla pubblicazione delle graduatorie dei prodotti sostenuti con il nostro fondo. Ecco, i 7 giorni successivi alla graduatoria delle 2 sessioni, ecco, io li eliminerei dalla mia vita professionale, perché la passo a dover spiegare sul perché e il per come alcuni prodotti sono rimasti fuori dai finanziamenti. Calcolate che noi siamo una regione che investe moltissimo in questo momento, eh? Cioè, siamo passati dal 1 milione di euro sul fondo audiovisivo del 2015 ai 3 milioni del 2022. Quest'anno noi chiuderemo il 2022 con 3 milioni investiti e 24 milioni di ricaduta sul territorio. Un anno straordinario, drogato dal film su Ferrari di Michael Mann, quindi ovviamente non è un anno che può fare, cioè può fare il picco, ma non è ripetibile. Però questo è poi il cinema, no? Noi però siamo contenti, e qui c'è Paolo e Andrea, il 2 novembre il Lumière ha proiettato il film che vedrete, lo avevamo aperto il 5 marzo con il Giovane Corsaro di Emilio Marrese su Pasolini. Ecco, nell'anno di Pasolini il fondo ha avuto, diciamo, il compito è fatto, diciamo, no? Abbiamo festeggiato, tra virgolette, la nascita e la morte di Pasolini degnamente. Ecco, questo è. Però poi abbiamo questo carico di lavoro, nel senso che noi abbiamo finanziato 2 documentari sul 2 agosto, uno ti coinvolgeva, no? Abbiamo in lavorazione 2 documentari sulla mafia in Emilia-Romagna. Perché 2? Perché sono punti di vista molto diversi. Uno coinvolge Lia Minari, persona nota a questa sala. L'altro invece è fatto da Paolo Muran con Stefania Pellegrini, anch'essa nota a Politicamente Scorretto. Cioè, la realtà ha bisogno di molti punti di vista, e quindi sul documentario l'investimento è, diciamo, minore dal punto di vista del singolo prodotto, e quindi si può anche dare lo sforzo del pluralismo e anche di dare più prodotti sullo stesso argomento. Ecco, sul lungometraggio in finzione si fa più fatica. Però devo dire che ci sono dei giovani autori che stanno raccontando benissimo, con il nostro sostegno, una realtà molto cambiata, no? Abbiamo giovani autori come Margherita Ferri, come Vito Palmieri, che stanno raccontando una realtà complessa con il linguaggio della finzione, che ha tutta un'altra forza. Tu, Carlo, tu lo sai meglio di me, cioè, cosa sarebbe Ustica senza il muro di gomma, no? La verità su Ustica senza quel film. Cosa sarebbe la storia di Peppino Impastato senza i 100 passi? Poi c'è il documentario che ci dà tanto altro, e l'evoluzione autoriale del documentario in questi anni ha aggiunto una qualità alla memoria, perché il documentario oggi è un linguaggio che anche le nuove generazioni ancora di più del passato sono in grado di cogliere. Guardate l'esperienza di Sampa su Netflix o altri prodotti simili, ma mi fermo qui, sto andando. No, no, è giustissimo, hai ragione, infatti, voglio dire, dallo spunto per un'altra domanda, che è questa cosa qua. Hai ragione, le cose sono cambiate, una volta non era così, una volta c'era un'immagine della nostra regione circoscritta esclusivamente a Bologna, ma neanche a Bologna, al centro di Bologna. Mi ricordo ai vecchi tempi, quando si facevano le prime cose sui libri di Loriano Machiavelli, Sant'Antonio, ancora prima di Cavina, per esempio. Lì era, che vuoi farci a Bologna? Una cosina
sotto le due torri. Una volta che hai visto le due torri hai visto tutto, fine. Poi sono arrivati una serie di autori, tra cui anche noi, no, invece ad ambientare i loro libri a Bologna. Allora se volevi fare un film da noi, in effetti dovevi farlo qui. Poi piano piano è arrivata, piano piano c'era già allora, ma è diventata sempre più brava, sempre più efficiente, no? Sempre più in gamba, una Film Commission che ha detto: se poi venite a fare dei film qua dove c'è un ambiente che non è soltanto le due torri, e l'abbiamo dimostrato, vi trovate anche bene, e così via. E quindi è arrivata un sacco di gente, no? Vediamo un sacco di cose. Bologna è Bologna, dico Bologna, l'Emilia Romagna. Ti chiedo questo, mi aggancio a questo poi. Tolti i documentari, che sono, tra virgolette, cinema d'impegno quasi per definizione, visto che vai a raccontare la realtà, quindi è quello. Dal punto di vista delle fiction, ci saranno un sacco di richieste, appunto l'hai detto, no? Che poi arrivano alla famosa settimana dopo, ma di tutte queste richieste che arrivano di fiction, un certo cinema di impegno, storie impegnate che non siano altro tipo di storie, e che percentuale occupa? È chiaro che dobbiamo filtrare cosa significa cinema d'impegno. Per me l'ultimo film di Gianni Amelio è un grande film d'impegno, nel senso, poi tra parentesi, Andrea Gambetta lo vedrete in un... chi andrà a vedere Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio vedrà anche una parte fetente di Andrea Gambetta nel film. Per me la conversione di Marco Bellocchio, che sta finendo di montare, sarà il suo film del 2023, la storia di Edgardo Mortara, che mette di fronte il conflitto tra il diritto alla religione di una famiglia di provenienza, che è quella ebraica, e uno Stato pontificio rappresentato a Pio IX che impone la religione cattolica ad un bambino di 7-8 anni, lo strappa alla famiglia e lo porta a Roma per la conversione cattolica. Quello per me è un film che ancora parla di un fatto dell'Ottocento, perché il film poi è intorno alla fine dello Stato Pontificio, del potere temporale e della breccia di Porta Pia, ma parla ancora di una cosa assolutamente necessaria da analizzare, cioè che è il conflitto tra le religioni. E dall'altra, appunto, Il Signore delle Formiche parla di un tema per noi ancora importante. L'omofobia è ancora un nervo scoperto della nostra società, e affrontarla dal punto di vista della storia di un delitto processuale, perché la condanna di Braibanti rimane un delitto processuale, è ancora importante. Però abbiamo la contemporaneità, è in montaggio la nuova opera prima di Marco Santarelli, Samad, che parla del rapporto tra un magrebino che fa l'educatore in una casa circondariale da cui però proveniva, quindi è un tema molto interessante. E poi abbiamo l'opera prima di Vito Palmieri, che parlerà di un tema molto importante in questo momento del diritto penale, la giustizia riparativa. E anche qui, questo per me è cinema d'impegno, ovviamente, no? Quando affronti questo tipo di tema. In passato abbiamo avuto film come Dopo la guerra, che è stato a Cannes, alla Kenzen, con il racconto delle generazioni di terroristi che poi hanno trovato accoglienza da esuli in Francia, quindi tutto il tema legato al periodo Mitterrand, oppure il caso Pantani, perché anche quello, affrontato dal punto di vista della finzione, ha fatto venire fuori alcuni dati importanti con la consulenza anche lì degli avvocati, della famiglia, la partecipazione della Tonina. E quindi questo genere di opere ci vengono anche candidate, alcune volte con una qualità necessaria. È chiaro che sul documentario si va molto... abbiamo già in produzione un documentario su Saman, sul caso Saman a Novellara, quindi è anch'esso è in produzione un nuovo documentario su Ustica, con Luciano Mannuzzi che fa il regista, prodotto e già acquisito da
E poi per rimanere a Casalecchio, perché è un tema che abbiamo affrontato, sta per essere ultimato il documentario che si intitola After the Bridge sulla storia di Valeria Collina. Valeria Collina è la mamma di uno dei terroristi che fece l'attentato del London Bridge. Vive in Val Samoggia, a Castello di Serravalle, ormai è Val Samoggia tutto, sì, sì. E venne qui a presentare il libro con Marwa Mahmood, che è una importantissima attivista della seconda generazione, e viene fatto un documentario. Lei, mamma italiana di un figlio da genitori marocchini, racconta il dramma dell'essere la mamma di chi ha fatto saltare il London Bridge. Quindi, insomma, di storie certo. ce n'è tante. Gardini, ecco, c'è un documentario che fatto da Francesco Miccichè che racconterà il rapporto tra Gardini e Ravenna. Sono tutte storie che noi rimuoviamo, ma abbiamo avuto a un certo punto un principe del capitalismo europeo con una sua storia legata ai Ferruzzi. A Ravenna era praticamente il ras incontrastato, come tu ricordi, passione per la vela. Sono racconti, il suicidio di Gardini fu un altro degli episodi strani della nostra prima Repubblica. Ecco. Ti faccio l'ultima domanda, che è così appunto politicamente scorretta, e mi riallaccio a questo. Infatti Raul Gardini, raccontiamo, una grande figura, il capitalismo italiano che arriva qua, buona e cattiva sorte, tutto quello che vuoi, però raccontiamo anche un pezzettino, dobbiamo raccontare, poi non so come lo raccontano, di mistero italiano, di qualcosa che non va, il famoso suicidio, controverso, eccetera eccetera, tante cose, no? E allora io mi ricordo i primi tempi, i primissimi anni, quando io ancora non scrivevo, c'erano scrittori come Loriano Machiavelli, cioè avevo appena cominciato a scrivere, e poi mi ricordo invece un altro scrittore che aveva scritto un'altra storia ambientata qua a Bologna, vi sto parlando di un po' prima degli anni 90, quindi preistoria, e quando propone le sue cose gli dicono da qua sarebbe meglio di no, perché già abbiamo fatto Machiavelli e Sarti Antonio, non vorremmo dare di questa città e di questa regione un'immagine così brutta, nera, troppi gialli dalle nostre parti. Due anni dopo, pum, la Uno Bianca. Quindi a quel punto basta, lasciamo perdere, potete dire quel che volete. Però è vero che molte di queste storie danno un'immagine, ovviamente, raccontiamo delle cose che sono brutte, capito? Cioè diamo un'immagine un po' particolare, controversa, contraddittoria, e negativa per forza, andiamo a rompere le scatole. E sono sicuro, voglio dare della risposta, però questa cosa qui non dà fastidio ad una fin commission regionale che invece magari... Allora, la scelta che ha fatto la Regione Emilia-Romagna è di incardinare la Film Commission all'interno dell'assessorato alla cultura. Altre regioni hanno privilegiato il punto di vista del turismo. Una scelta che io mi sono ritrovato, nel senso non ho nessuno, quindi allora Presidente Errani, Bonaccini, Mezzetti, ora Mauro Felicori. Sono scelte confermate nel tempo. L'assessorato alla cultura è un po' il driver, e poi c'è anche l'assessorato al turismo, alla formazione, alle attività produttive come collaboratori alla gestione di questo fondo. Però la convinzione è che il cinema nel suo complesso, il sistema dell'audiovisivo, è prima di tutto un prodotto culturale. Poi ovviamente ci sono i temi che riguardano la ricaduta. E nella ricaduta, io prima vi parlavo di un sistema di indicatori per valutare le opere, perché risorse pubbliche sono, quindi noi dobbiamo motivare il modo con cui vengono assegnati i punteggi ed erogate le risorse. Tra i vari indicatori ovviamente c'è la valorizzazione territoriale, e quindi ci possono essere prodotti che hanno, come dire, un punto di vista negativo sulla ricaduta dell'immagine, che casomai in quel punto prendono zero. Però poi siamo anche un sistema di imprese, e per cui conta anche la ricaduta occupazionale. Per cui ora noi nell'ultima sessione abbiamo finanziato il nuovo film di Gaglianone sulla storia di Erika e Omar. È una storia di Novi Ligure, non c'entra niente con noi. Però le case di produzione si stanno rivolgendo costantemente a noi per comporre il budget e produrre, perché fare i film costa, e qui Andrea lo sa.
E, tra parentesi, Andrea è il produttore, scusate la parentesi, però del bellissimo film su Papa Francesco di Wim Wenders, quindi sa cosa vuol dire produrre film importanti. E quindi a un certo punto noi dobbiamo anche guardare se c'è una ricaduta occupazionale. Potremmo non raccontare noi, non contribuire al nuovo film di Gaglianone, perché è una storia di Novi Ligure. Però loro spostano un po' di riprese qua dagli interni, quindi raggiungono i nostri requisiti e fanno lavorare personale dell'Emilia Romagna. Lo scopo di un fondo come il nostro è aumentare la visibilità della regione, sviluppare le imprese e aumentare l'occupazione e fare film che possano partecipare diciamo, al circuito della qualità, diciamo, no? Che è dato dalle sale ed è dato dai festival contemporaneamente. Noi siamo molto orgogliosi in questo 2022 perché, lo dicevamo l'altra volta, stiamo chiudendo l'anno, quindi si tirano un po' le fila, tranne Cannes abbiamo avuto opere tra documentari, cortometraggi e film di finzione in tutti i principali festival nazionali e internazionali. In queste ore, due giorni fa, Roberta Torre ha vinto il premio alla regia ad IDFA ad Amsterdam, è uno, diciamo, dei più importanti festival del settore. Abbiamo a Musia a Tallinn, non avevamo mai avuto un film a Tallinn, no? Abbiamo avuto Venezia, abbiamo avuto Taormina, Locarno, quindi siamo molto molto orgogliosi del lavoro che si sta facendo in questi anni. Benissimo, voglio dire, ottimo, è molto interessante. Io torno per un momento a Laura Traversi, e non per fare una domanda, ma perché ovviamente prima avevamo una scaletta che io mi sono dimenticato, e c'è un trailer, un clip che la riguarda e che vogliamo vedere. Faccio, prima di passare la parola, però ti faccio una breve domanda su questo, che è questa. Quando parlavi di dare la voce a persone che non hanno voce, non parliamo soltanto, no, di marginalità, in un certo senso, di persone che non hanno accesso, parliamo anche di censura, è un argomento che a noi come scrittori interessa particolarmente. Sì, dunque la censura è anche la censura delle immagini, delle parole, dei film, della ribellione, del potere di dire le proprie idee. Uno di questi film che è stato proiettato adesso è proprio questo Rebellion, che narra, che documenta, perché è un documentario, la cronistoria di come è nato questo movimento ambientalista pacifista inglese che si chiama Rebellion Extinction e che ha un po' sede ovunque, e che ha portato anche a far dichiarare l'emergenza climatica per prima in Gran Bretagna, ecco. E in effetti il potere, insomma, il potere esprimere le proprie idee, il proprio pensiero, speriamo che ci sia sempre consentito, diciamo. E io passo a Paolo Fiorangelini e Andrea Gambetta, che sono produttore e regista
del documentario che vediamo dopo, Pasolini, cronologia di un delitto politico, di cui abbiamo parlato, produttore e regista di questo, ma poi di un sacco di altre cose che non sto a specificare, ma alcune sono già state dette. Voglio partire da voi due, poi chi vuole. La storia di Pasolini è una storia che non è semplice, voglio dire, è una storia che si basa, raccontare quella storia si basa su una verità giudiziaria che è una cosa, e invece una sorta di verità, se vogliamo, almeno del buonsenso, che diventa tutta un'altra, almeno per molte persone. Significa raccontare una storia molto complessa, un delitto, comunque un delitto, voglio dire, e all'interno comunque di un contesto, che è quello raccontato anche dal libro di cui abbiamo parlato ieri con Speranzoni e poi Bolognesi, in un contesto che è molto complesso, che è quello d'Italia di allora. Significa raccontare un sacco di cose. Che difficoltà ci sono? Come si fa a raccontare una storia così? Beh, intanto, come hai detto tu, il libro era già una buona traccia, anzi andava ridotto, perché il libro di Speranzoni è un saggio che parla della storia di quegli anni, e chiaramente la vicenda di Pasolini si intreccia con quegli anni. La fine di Pasolini è legata alle vicende drammatiche di quegli anni, secondo quel libro che io ho condiviso. Il lavoro è stato molto lungo, perché comunque partendo dal libro ci sono comunque venuti quasi 2 anni, cioè studiando il libro. Poi il libro si apre a un'infinità di altri documenti, di altri testi, perché sull'omicidio di Pasolini e soprattutto sugli anni in cui Pasolini agisce e muore è stato scritto di tutto e di più. E quindi il lavoro è stato lungo, e si trattava come prima cosa di, tra l'altro il lavoro è quello di ricerca e poi è quello di tentare una drammatizzazione, cioè di rendere narrativo, perché chiaramente un testo storico, un saggio addirittura, non è immediatamente fruibile dal punto di vista cinematografico, per cui si trattava di tradurre in qualche modo con una sceneggiatura una vicenda della storia, una vicenda della storia. E poi questa scrittura non si ferma diciamo alle tante versioni, l'ultima, l'ottava, non mi ricordo, la decima versione della sceneggiatura, quindi rivista, discussa e quant'altro, anche perché comunque effettivamente via via che questo argomento veniva approfondito si aprivano altre strade, altre traiettorie, altri libri, altri punti di vista, in un mare molto disordinato, devo dire, disordinato perché c'è una grandissima produzione. Disordinato nel senso che forse una delle ragioni, e qui forse il termine politico vorrei usarlo, cioè proprio l'espressione politica, cioè la volontà, almeno per quello che mi riguardava inizialmente, di raccontare forse nuovamente quello che era già stato detto, ma con l'ambizione, o comunque insomma la volontà, di creare un po' un ordine, di dare così una chiarezza, ecco, se vogliamo, questa era un po' l'ambizione. E quindi queste scritture che si sono poi così via via sempre più raffinate sono poi state, come dire, semplicemente un trampolino di lancio, perché la vera scrittura poi è stata fatta mentre si girava, e anche perché 19 testimoni hanno raccontato di tutto di più, e alcuni non erano, come dire, stati previsti, cioè, ma non erano previsti perché non c'era la volontà di avvicinarli, ma erano delle ipotesi. Ad esempio, lo dico perché tanto poi vedrete il film, il generale dei servizi segreti era, come dire, una piccola, un piccolo momento nella sceneggiatura del terzo atto, e io mi dicevo, se non ci fosse, perché la possibilità di averlo, data l'età, data il ruolo, data insomma
una serie di cose che lo riguardavano, dicevo facciamo che quelle due parole verranno recitate, ci sarà una voce off che... Poi invece, perché ci vuole anche fortuna, poi non so se è sempre fortuna, a volte uno sceglie, poi è scelto, ci sono tante le ragioni per le quali ci si trova poi all'interno di una storia, no? A incontrare certe figure. E invece nel momento in cui c'è stato questo incontro, dico casuale, non casuale, perché noi, Andrea in particolare, cioè, si è dato un grande affare per convincere questa persona, questo alto ufficiale a incontrarci. Però lui, ad esempio, quando ci ha incontrato pensava che l'intervista riguardava Moro, e quando invece ha scoperto che era Pasolini c'è stato un momento un po'... da parte sua, ma uno sgomento che è durato un istante, cioè proprio l'ho letto così nel suo balenare degli occhi, ma subito si è ripreso, perché è una persona, nonostante l'età, assolutamente abile, e ha capito che cosa doveva fare e ha giocato e ha raccontato. Io poi mi sono un po' tuffato in questa sua, diciamo, finestra che ha aperto. E quindi a quel punto ho detto, beh, non può essere una battuta nel terzo atto di questo film, ma è la controparte di un racconto, quindi è l'altra anima, non diamo un colore a nessuna delle due anime, che insomma in qualche modo un'altra anima molto importante del film, secondo me, che si contrappone o comunque che è quella di Calvi, di questo... avvocato, professore universitario, insomma, conosciutissimo, che è stato anche l'avvocato in quel processo per l'omicidio Pasolini, e quindi ecco che la sceneggiatura è stata riscritta. E quindi di nuovo a cercare, a capire, ad approfittare di questa circostanza, perché lì il film diventava qualche cos'altro. Dico, io così scherzando, ma poi non tanto, è un film dove ci sono delle interviste, ma a mio avviso, come dire, forse abbiamo realizzato un film d'azione senza che ci siano, insomma, delle azioni di tipo così visivo, ecco. Certo, sicuramente sì, poi lo vedrete, è un film che prende molto, voglio dire, appunto sono interviste, ma voglio dire, ti prende, hai ragione, come un film d'azione, in un certo senso succedono tutta una serie di cose complesse che vengono raccontate. Chiedo a Andrea questo, ovviamente se vuoi intervenire anche direttamente sul film va benissimo. Ma guarda, le occasioni del centenario sono sempre interessanti. Io avevo fatto l'anno prima una cosa su Fellini, anche se il rischio di creare poi una sorta di overdose dell'argomento è fortissimo. Quindi sottoscrivo molti, anche io non vorrei trovarmi nei panni di Fabio quando fa la selezione, perché poi è logico che il passaggio dalla pellicola al digitale a, come nella fotografia, cioè mentre prima la nostra generazione da ragazzi, se sapevi un po' il diaframma, la pellicola, la camera oscura, insomma eri una cosa un po' speciale, adesso chiunque con un telefonino fa una fotografia. Ecco, nel cinema più o meno è lo stesso tipo di logica, non voglio banalizzare perché non è così, però insomma è logico che la possibilità di utilizzare delle attrezzature digitali ha aumentato enormemente, appiattendo anche un po' il livello. Il problema della distribuzione, cioè che è un problema che ti devi porre da subito, perché poi il problema, cioè quando si discute anche con i registi, e io poi cerco sempre di avere un rapporto con gli autori, insomma costruttivo, e di essere insomma un po' che ognuno guarda le spalle all'altro, perché è questo che secondo me è il meccanismo che può funzionare, insomma. Però le storie devi pensare chi le vedrà, come le vedrà, dove andranno viste, perché voglio dire, poi cioè io sempre, perché ho una certa età, sono stato la generazione cresciuta coi cineclub, ho gestito un cinema a Parma per quasi 30 anni, un cinema de sé, documentari, film in lingua originale, però ormai siamo come i panda del WWF, cioè voglio dire, è una realtà, cioè, dopo la pandemia la gente va all'80% in meno al cinema, e il 20% che rimane va a vedere gli Avenger, non, cioè, mia figlia che ha quasi 17 anni, che è cresciuta a pane film in bianco e nero, quando lo racconta alle sue amiche, le dico, film in bianco e nero, cioè,
perché ha visto, è cresciuta con Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, e tutte Rossellini e così via. Quindi è logico che il mondo è cambiato e devi cercare di indirizzare il lavoro che fai, perché purtroppo è un problema oggettivo. Adesso non ricordo neanche, ma credo proprio, cioè, Pasolini, che partecipò appunto negli anni 70 a questa grossa contestazione che ci fu insieme a Zavattini al Festival del Cinema di Venezia, parla di un canale specifico che possa far vedere i film culturali e di impegno che in qualche modo lontani e diversi dai canali commerciali, però siamo nel 2022 ed è ancora complicato oggi, insomma. Quindi c'è una serie, quando tu scegli di fare un progetto, e comunque il cinema non è, senza togliere niente alla qualità della scrittura, però mentre un libro te lo puoi scrivere con un PC da solo, può essere un libro meraviglioso che cambia la letteratura italiana, il cinema è fatto di tante persone, e c'è un gergo nella produzione che dice, cioè, si vede i soldi che hai speso quando sono sullo schermo. Cioè, poi dopo, io adesso stiamo facendo una serie di riflessioni con Paolo su affrontare un noir, un nuovo progetto di fiction, ma io praticamente ho fatto sempre e solo documentari, insomma, a parte Il sale della terra, ecco, che fu un caso abbastanza fortunato, però i margini che ci sono per, non dico guadagnare, ma recuperare quello che tu hai speso nel documentario, cioè quando li hai portati a casa tutti, dici questa volta è andata bene. Quindi le tematiche sono molte, e in questo caso c'era proprio la problematica. Poi l'ha espresso molto bene Paolo, cioè in qualche modo che cosa succede? Succede che tu fai una traccia, ma il documentario, essendo il cinema della realtà, devi evitare di fare solo quello che in gergo si chiama talking heads, teste parlanti, cioè quindi testimonianze, ma sono quelle che poi ti riportano invece la freschezza di quel punto di vista. Quindi la mediazione fra una cosa e l'altra, fra quello che è il cinema d'archivio, chiamiamo le immagini d'archivio, le fotografie, e dall'altro lato quelle che sono le testimonianze, e a seconda di quello che ti viene, e su questo devo dire Paolo è stato bravissimo, perché era molto, cioè la preparazione che ha avuto anche nell'affrontare i vari testimoni, compreso questo generale Cornacchia, che insomma era abbastanza strano che partecipasse a un documentario di questo genere, però alla fine così è andata. Però è logico, ti fa rivedere tutto quello che era il tuo canovaccio, quindi è continuamente un lavoro che si sviluppa, e poi tutto il lavoro di montaggio, perché vedrete, è un lavoro che dura quasi 2 ore, ma cioè 2 ore oggi per la fruizione di un pubblico normale che è abituato a cose molto più veloci, è abituato alle serie che durano 45 minuti a puntata, cioè è una cosa che ti fai delle domande su cosa tenere, su cosa no, e soprattutto anche rispetto al ritmo che dai, cioè è un'operazione molto complessa. E il rischio che tu lavori tanti anni, ma adesso 2 anni questo di Pasolini, ma Il sale della terra durò 5 anni, e tutti i soldi che è costato io li ho trovati poi in Francia, non qua in Italia, ma quindi da produttore sono diventato coproduttore, perché qua non sono riuscito a raccogliere tutti i denari che servivano. Ecco, è logico che un po' le coproduzioni ti aiutano in qualche modo anche a dare più possibilità alla tua opera, perché anche il produttore degli altri paesi poi spinge con te perché l'opera sia visibile. Però il discorso del ritmo, di cosa fai vedere, di quanto è lungo l'oneroso lavoro di montaggio, cioè è un'attività complessa che ha sempre di più, da un lato possibilità, perché ci sono le piattaforme eccetera, ma anche le piattaforme ragionano con certi standard che sono completamente diversi dagli standard anche più semplicemente autoriali di rispetto che tu devi avere per i registi che lavorano con te. Quindi
è sicuramente una sfida che quando inizia, cioè devi, cioè non è una cosa che poi sviluppa, cioè tutta una serie di riflessioni vanno fatte prima, perché poi quando sei in produzione, in qualche modo la necessità di risolvere vari problemi cioè io dico sempre, c'hai un problema, lo risolvi, il giorno dopo ce n'è un altro, quindi è sempre così. Ecco, l'idea è stata però quella di non, dopo tanti anni, nel caso di Pasolini, non tanto di fare una... cioè, ecco, abbiamo scoperto noi la verità, pur delle novità che in qualche modo, ad esempio, viene fuori che c'era un dossier al Sismi su Pasolini, che era una cosa che non era mai saltata fuori, o questa discrepanza così evidente anche sugli orari, su tutta una serie di ricostruzioni che viene fatta, però l'idea è stata quella di dare una sorta di coralità dei punti di vista completamente diversi, in cui i due principali sono quasi proprio messi uno da un lato, uno dall'altro, ma nell'altro senso anche di non sottolineare al posto, cioè come appunto dal punto di vista registico, questa è quello che è successo, perché dopo 40 anni non è una cosa così semplice. Ma lo spettatore, secondo me, su questo credo sia un'opera riuscita, e insomma noi siamo molto soddisfatti, tanto che poi alla fine l'ultimo, dopo la Film Commission e dopo il Ministero, in questo ordine è entrato anche Sky Documentary, quindi è logico che poi dov'è che si vedono, cioè passi da le 30 serate, 40 serate, 50 serate, è la media che un documentario anche riuscito fa nelle sale italiane, cioè questi sono i numeri. Anche quando hai 50, 100, 200 persone, capite che i numeri sono veramente, non voglio dire ridicoli, ma ridicoli. Quindi è logico che avere una piattaforma che poi di solito, come Sky, che poi di solito apre un canale anche verso le reti Rai, principalmente, perché poi Medusa e Mediaset fanno poco rispetto al documentario, permette di cominciare a fare le 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 persone. Ecco, allora lì in qualche modo è meno diretto, perché io poi, sarà perché ho fatto l'operatore culturale da sempre, rispetto proprio nel senso zavattiniano del termine, questi momenti come siamo qua oggi, non, cioè dobbiamo tenerceli cari, deve essere una cosa che sappiamo quanto è importante, perché poi il momento dell'incontro dell'altro, di riflessione, anche di una sorta di confronto che c'hai magari con l'amico quando sei uscito e vai a bere una birra dopo l'incontro, è una cosa fondamentale, fondativa anche dei valori di una società che sempre di più invece abbandona questo tipo di riflessione. Però ecco, è poi giusto che quando fai una cosa, specialmente con soldi pubblici, cioè ci sia la possibilità di farla vedere a più gente possibile, perché è quello che poi in qualche modo è giusto perlomeno tentare. Però è logico che il fatto di cercare il tuo pubblico, la tua community, si dice, no, in qualche modo è una cosa non così semplice, insomma. A proposito di questo, abbiamo qua anche Stefania Chantré, che di Oblivion Production, che è proprio di questa zona, di questo territorio, per cui che la ringrazio, perché è una delle coproduttrici del documentario, quindi grazie di essere venuta qua da noi. Ecco, che tra parentesi ne approfitto, ha appena vinto un premio con un'altra opera ad un festival di cinema e sport a Milano. Il film si intitola 999 e parla della storia delle scuole calcio, comunque dell'aspettativa di carriera dei giovani che sono innamorati di calcio, e lei racconta i 999 che non ce la fanno e non l'uno su mille che ce la fa. Ecco, solo un'ultima cosa, visto adesso è stato citato il Signore delle Formiche, il Signore delle Formiche,
che tocca una tematica avvenuta in qualche modo nella zona del Piacentino, eccetera, così, che è la storia di questo Braibanti. Ecco, mi piace ricordare che Gianni Ameglio vide questo documentario fatto 2 anni prima proprio sul caso Braibanti. Quindi il documentario poi delle volte, cioè c'è una sorta di link anche fra quella che è la sensibilizzazione o il ricordo, la ricostruzione di un fatto che poi sfocia dal cinema del reale anche nel cinema di impegno, insomma. Certo. Allora, hai detto un sacco di cose che erano le domande che avrei voluto fare dopo, quindi già voglio dire, per cui, però mi attengo a questo, hai detto una sfida, è vero, ed è vero che i tempi sono cambiati. La prima volta che le mie bambine hanno visto un film in bianco e nero in TV che io stavo guardando, pensavano che si fosse rotta la TV, naturalmente. Mi hanno detto, come mai? Che è successo? Dico, gli ho spiegato, no, si facevano così i film una volta. È vero anche che, a parte che loro sono fissate, guardano soprattutto serie horror giapponesi, che ti giuro non guardo io, che sono del mestiere. Sì, robe spaventose. Io sarei tecnicamente un serial killer, ma non le guardo le robe che guardano loro. Naturalmente, siccome a me da piccolino mi dicevano non leggere gialli, non sono certo io quello che dirà alle figlie questa roba non è, vabbè, lascia stare, non lo so. E, però quando io e mia moglie ci guardiamo su Netflix qualche documentario, se un attimo di questa cosa le attrae e poi magari l'argomento gli interessa, si fermano e lo guardano. Io da piccolino mai avrei guardato un documentario se non qualcosa della TV dei ragazzi che mi veniva spacciata, tipo il mostro di Loch Ness, ma se no... Quindi è vero, i tempi cambiano, in male e in bene, è una sfida, dobbiamo fare un sacco di cose. Allora però ti chiedo questo, riallacciandomi poi, come ultima domanda, perché poi vediamo il film e tutto il resto, riallacciandomi a quello che avete fatto proprio su Pasolini, oltre a tutte le altre cose naturalmente. Allora, c'è una frase detta da Massimiliano Parente, mi sembra, che è un giornalista del giornale.it, che scrive: quando un cosiddetto intellettuale in Italia non sa cosa fare, scrive un libro su Pasolini, o meglio, sulla morte di Pasolini. Allora, benvenuti nella lobby, anzi nella loggia addirittura, dei cosiddetti intellettuali. Anch'io ho scritto un libro sulla morte di Pasolini e l'ho messo come esergo, questa cosa qui. E va bene, come hai detto tu, è stata raccontata, vedete anche prima. Abbiamo scritto 1 milione di libri, ogni 2 novembre escono almeno 10 libri con le ultime informazioni su quello che è successo a Pasolini. Ed escono anche documentari, film, come è successo, no? Ancora qualche anno fa, eccetera, eccetera. Che senso ha? Ma non solo che senso ha, perché un po' l'avete detto, ma che urgenza c'è, che emozione c'è, che passione c'è nel fare l'ennesimo film sulla morte di Pasolini? Ed è una domanda retorica, lo dice uno che ha scritto, certo, un libro. Certo. Ma io devo dire che riflettendo un po' anche sulle cose che Paolo è riuscito in qualche modo a evidenziare, intanto c'è un aspetto secondo me fondamentale di riflessione sull'oggi. Cioè Pasolini era un signore che riusciva a fare 10-12 milioni di spettatori con un film come il Decamero. Quindi voleva dire che metà Italia lo vedeva. Per questo era poi, aveva la possibilità di scrivere nella prima pagina del Corriere della Sera, e per questo aveva anche un peso specifico quando, adesso voglio dire, ognuno vive poi i tempi storici e c'è sempre ieri, oggi, domani ci sarà, cioè c'è sempre una cosa su cos'era meglio, su cos'era peggio. Però allora un intellettuale pesava, oggi questo purtroppo succede meno. Questo è un dato che dovrebbe farci comunque riflettere. Seconda cosa, in qualche modo anche Pasolini usa, e lo dice molto bene Vincenzo Calia, che è il magistrato che ha fatto tutta l'indagine sul discorso del caso Mattei, cioè lui dice: io so ma non ho le prove sul Corriere della Sera, ma poi in Petrolio in qualche modo invece usa la finzione per raccontare il suo punto di vista, le sue riflessioni, con dei dati che sono storia, quindi con una situazione di un romanzo che esce 17 anni dopo che l'autore è morto. Cioè qualsiasi editore, nel momento in cui viene a mancare un autore di quell'importanza lì, se ha un romanzo inedito è difficile che lo tenga lì 17 anni, ed esce le prime 3 edizioni senza i pezzi dei discorsi di Cefis
che lui voleva fossero inseriti. Cioè, quindi, ecco, perlomeno è una cosa che, cioè, che aiuta a riflettere anche sull'oggi in qualche modo. Cioè, al di là di Pasolini, sicuramente il ruolo anche di preveggenza che ha avuto rispetto a, alla televisione, rispetto a delle riflessioni che ha fatto sul mondo del consumismo, eccetera, cioè sono impressionanti per quanto poi si sono in qualche modo realizzate. Vado avanti con quello che dici tu. Allora, sul perché fare questo film, quindi rispondo più semplicemente per come me lo sono vissuto. Intanto ne ho fatto una questione personale, perché altrimenti non riuscirei a fare un film, per cui mi sono arrabbiato molto. Diciamo che una cosa che molto mi colpiva soprattutto nel cinema, poi io non faccio tanta distinzione tra cinema di finzione e documentario, un po' perché sono cresciuto, diciamo, con un maestro che si chiamava Anzano Gianarelli, che era stato a sua volta allievo di Zavattini, dove la parola era film, quindi film era tutto in questo senso. E quello che un po' così inizialmente, poi chiaramente io Pasolino lo conoscevo, avevo studiato, insegno cinema, per cui ecco, non potevo. Era sicuramente anche, come dire, per rendere fruibile, spettacolare questa vicenda, spesso si racconta quell'ultimo giorno di Pasolini, insomma, la vicenda di Pasolini, con un Pasolini sempre erotizzandolo. E quindi è quasi come mettere un prefisso, c'è un però, cioè è finito in quel modo, però, no? Poi, sai, qui la questione è stata che fior fior di intellettuali a suo tempo, e questo lo raccontiamo, non tutti io li ho raccontati, ma c'è anche Eco tra questi, ad esempio, che avevo inserito, ma poi ho tolto perché il film sennò era troppo lungo, che hanno messo tutti le mani avanti immediatamente. Quindi questo, lì c'era questa, questo atteggiamento che era un pregiudizio, ma questo pregiudizio più o meno io me lo sono ritrovato anche nelle ultime, diciamo, opere che hanno raccontato questa vicenda. E sembra quasi che se tu all'inizio metti quell'elemento, poi chi vede quello che poi succede poi a seguire nel film, quel fatto, no? È un po' come quando dai la prima notizia. Questa è una strategia poi tipica di chi vuole manipolare, ma non è una volontà precisa nel caso del cinema di cui sto parlando. Ormai si fa così. E allora ho detto, intanto questa cosa, proprio da qui nasceva una forma di rabbia dentro di me, che era chiaramente una rabbia più profonda, che era quella di un'ingiustizia che abbiamo comunque pagato tutti con questo omicidio, indubbiamente, e con tutti quelli che sono stati quegli omicidi intorno a quel tempo e alla nostra storia, che voglio dire, proprio di questi giorni. Lo dico perché personalmente sono figlio di un perseguitato politico e pensare che oggi c'è un partito che si ispira al fascismo e che ci governa mi fa veramente incazzare. E quindi io ho fatto questo film da incazzato. Esatto. Non volevo un applauso. E allora ecco che ho detto, questa cosa intanto io questo film lo devo affrontare facendo molta attenzione a non avere un pregiudizio e lo voglio in qualche modo raccontare come una sorta di processo che si rifà, dove tutti, testimoni e pubblico, sullo stesso piano, hanno il diritto di capire, di scegliere da che parte stare. Come quasi un'operazione ermeneutica, no? Dove io continuamente ho messo in dubbio quello che veniva detto dall'uno e dall'altro, in modo che comunque c'è un'idea, come dire, per me questa rabbia doveva comunque portare a un risultato, che è un risultato civile. Ecco quindi la ragione di questo film, perché fare questo film di nuovo. Poi magari è una replica, va benissimo, non ho aggiunto niente a quello che già si sapeva. Però ci ho provato, ecco, diciamo questa è stata la mia... L'altra cosa che, così, poi il film è già lungo, quindi non mi dilungo io ulteriormente, il discorso delle sale.
E qualche giorno fa una cara amica ha visto il film e mi ha telefonato di notte dicendomi adesso non dormirò. Ecco, io credo che questo è un film, come tanto cinema civile, che deve essere visto nelle sale, non da soli, nelle proprie case, davanti a un monitor, perché il cinema non è un luogo anche di condivisione. Io vengo da, ho una certa età, insomma non sono certamente il più vecchio qui in sala, ma neanche il più giovane, e quando si vedevano quei film importanti che ci hanno insegnato a pensare, eccetera, eccetera, il film non finiva quando si accendeva la luce, ma continuava per giorni, per settimane. E per quello che poi gente come me ha deciso a un certo punto, anche giovanissimo, di andare a fare il cinema, perché il cinema ritornava nella realtà, sia che fosse cinema di finzione, documentario, cinema verità, insomma, indipendentemente da come lo vogliamo definire nei generi. Bellissimo. Due cose rapide, intanto grazie anche per questo spunto, perché ci siamo chiesti anche ieri come le raccontiamo queste cose, parlavamo della strage di Bologna, partiamo sempre indietro e poi smontiamo le menzogne, ci rimane poco tempo magari per dire la verità, forse è vero, dovremmo avere il coraggio di partire dalle verità e poi di lasciare alle menzogne, le verità, dei ragionamenti su quelle che pensiamo le verità e lasciare le menzogne al giusto spazio, niente di più. Può essere una buona idea, molto coraggiosa, per riuscire a raccontare le nostre storie in un modo diverso, quindi grazie. Poi grazie anche per questa cosa, perché tutte le volte, ormai è un gioco, no, retorico che facciamo tutti gli anni, troviamo delle frasi, no, dette da tutti i nostri ospiti che messe assieme fanno una specie di, no, di versetto. Basta che non dici fetente come Anna. No. Nel senso che il signore delle formiche faccio un fascista omofobo che è una cosa, no, no. Ma è un attore, cioè un piccolo cameo che è un amico Gianni Amedio. Non mi viene fuori quella lì, ecco. No, no. Comunque troviamo delle cose, ieri è stato detto noi siamo gente che fa ragionamenti, vi ricordate questo, lo siamo tenuto. Poi a un certo punto qualcun altro ha detto perché voglio continuare a guardarmi allo specchio, quindi siamo gente che fa ragionamenti per continuare a guardarci allo specchio. Poi bellissima quella cosa, perché ne facciamo una questione personale. È fantastico questa cosa, di fare una questione personale della storia che racconti. Grazie a tutti, grazie a voi, adesso vediamo qui.